Bene, bene, vediamo in questo video se ami un uomo impegnato, cosa devi fare? Se ami un uomo impegnato, che cosa ti conviene fare? Perché ci sono molte malgascione, molte carampane che si innamorano di uomini impegnati e quindi fanno poi una vita di merda. Ecco perché un uomo impegnato, intanto che viene a letto con te, devi considerare che è un traditore. Quindi questo è il primo errore che fanno le donne quando hanno a che fare con un uomo impegnato, è di pensare che ami loro. Allora, questo è il primo grave errore. Un uomo impegnato che viene a letto con te, sposato, quello che è, non ti ama. Perché se ti amasse, entro poco tempo lascerebbe la moglie, lascerebbe a maggior ragione la compagna, la fidanzata e si metterebbe con te. Il fatto che non lo fa, il fatto che non lascia la moglie, che non lascia la fidanzata, significa semplicemente che di te se ne sbatte le balle, cioè non è che se ne sbatte le balle, ti vede come una persona che non sa, bisognosa, una persona che cerca sempre, che ha sempre bisogno di qualcuno, ti vede come una persona acquisita fondamentalmente, no? E quindi il primo errore che fanno le malgascione, il primo errore che fanno le donne quando incontrano, diciamo, un uomo, quando incontrano un uomo impegnato e magari se ne innamorano, è proprio l'errore che fanno è quello di innamorarsi. Quindi, eppure, ma io lo amo, all'amor non si comanda. Cazzate! Non è assolutamente vero che al cuore non si comanda, al cuore si comanda e come? È ovvio che perché il vero problema è che tu alimenti, ti alimenti con i tuoi pensieri, cioè non è che al cuore non si comanda, vecchia malgasciona, al cuore si comanda assolutamente, devi dare però delle emozioni, non puoi dire ma io lo amerò per sempre, perché poi tu ti autoalimenti di pensieri, no? Inizi a pensare no, ma lui mi ama. Lui mi ama, lui mi ama, solo che non lascia la moglie perché c'ha il mutuo, non lascia la moglie perché c'ha i figli. Ecco, questo è quello che dici, ma queste sono tutte palle, sono giustificazioni che ti dai perché la parte logica non, la parte logica vuole darsi delle giustificazioni, no? E purtroppo la logica si vuole giustificare. E allora, se la logica si vuole giustificare, tu diciamo, sbagli, no? La prima cosa che devi fare è che non devi assolutamente mai e per nessuna ragione innamorarti. Devi avere un completo controllo, devi avere un completo controllo della capacità di innamorarti, della capacità di innamoramento, perché se tu non hai questa capacità di controllo, ti innamorerai sempre di quelli impegnati, soprattutto se sarai se sei una donna bisognosa, una donna che va alla ricerca del principe azzurro. Il principe azzurro non esiste, poi il principe azzurro non è neanche impegnato, non è neanche sposato. E invece tu perché ti vai a cercare proprio quelli impegnati, quelli sposati? Per viverti la frustrazione, per sentirti una merda. Perché ci sono delle profezie autoavverantesi che si manifestano e che una donna, se si innamora di un uomo impegnato e di un uomo sposato, se si innamora, perché io capisco che tu puoi conoscere un uomo sposato, puoi conoscere un uomo impegnato e decidere di star con lui fin tanto che non lascerà la moglie. Ma questo è un grave errore. Oppure la cosa migliore sarebbe iniziare a star con lui nel momento in cui lascerà la moglie, per cui devi mettere il vincolo: se non lasci tua moglie, vaffanculo. E comunque l'altra cosa sbagliatissima è essere fedele rispetto a un uomo impegnato, a un uomo sposato. Tu devi andare necessariamente con altri uomini, perché devi tenere presente che il traditore è lui. E tra l'altro, io non lo vorrei neanche, se vuoi una relazione seria, un uomo impegnato, un uomo sposato, per un semplice fatto che sei impegnato e sposato e tradisce la moglie, quando starà con te, che sarai la compagna ufficiale, tradirà anche te, perché questo è il modus operandi, questo le vecchie carampane, le vecchie malgascione non lo capiscono, non lo capiscono perché hanno un
un senso distorto, una percezione distorta della realtà. Cioè le malgascione credono che se l'uomo sposato tradisce la moglie, non tradirà mai loro. E questo è veramente quanto di più ingenuo una malgasciona possa davvero pensare. È davvero ingenuo e davvero, come dire, assurdo pensare che possa cadere in questa situazione. Quindi è veramente ingenuo, ma quello che devi fare tu è coltivarti altri orticelli. Non devi coltivare solo l'orticello di questa persona, ma devi frequentare altri uomini. Anche se tu volessi soltanto delle relazioni trasgressive, non devi innamorarti, non devi stare con questo «Ah, ma io lo amo, io lo amo». No, tu devi frequentarne altri, devi necessariamente andare con altri uomini, devi necessariamente non devi essere nei confronti di questa persona come l'arma dei carabinieri nei secoli fedele. Tu non devi essere fedele per niente, devi almeno avere 3 relazioni in parallelo, cara malgasciona. Possono essere anche 2 o 3 impegnati, ma se hai relazioni con uomini impegnati devi averne almeno con 3, non con 1, perché 3 puoi ottenere la giusta triangolazione. E quindi gli uomini impegnati non vanno presi 1 alla volta, ma vanno presi a 3 alla volta. Quindi se vuoi avere storie con uomini impegnati, devi averne almeno 3 in parallelo, altrimenti come dire, rischierai di concentrare troppo le energie su uno, e a seconda delle situazioni devi farli ruotare. Questi 3 devi dare la priorità a uno piuttosto che a un altro, ma sempre in rotazione. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Quindi se tu agirai in questo modo, se tu riuscirai a mettere in atto queste strategie, cara malgasciona, eviterai una cosa importante. Intanto eviterai di innamorarti di un uomo impegnato, ma proprio perché ne frequenterai 3. E questo è un qualcosa di molto importante, perché ti consentirà di mantenere il giusto distacco dal risultato, perché renditi conto che è solo attraverso il distacco dal risultato che si possono ottenere la possibilità di far innamorare questo sposato. Quindi segui queste indicazioni, cara malgasciona che non sei altro, e vedrai che la situazione migliorerà. Eviterai di coinvolgerti con questo sposato, e magari lo farai coinvolgere, magari lo farai innamorare, attuando le giuste strategie, le giuste tecniche. Nel frattempo seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Bene, bene, mandiamo un saluto a tutti, ciao a tutti, al prossimo video.